breve anche il primo. Beh no, era un ringraziamento. Il suo primo intervento. Prego, consigliere Casco. Sì, diciamo il ringraziamento in primo era a nome di tutti quanti per la disponibilità dei risoni. Grazie Presidente. Allora, cosa ancora di più, ho ascoltato attentamente sia l'intervento dell'assessore Gori, del sindaco e dei revisori, e l'ho apprezzato da parte di tutti la correttezza istituzionale di ammettere, appunto, evidenziare le difficoltà e le criticità che ci sono appunto da un punto di vista proprio del bilancio. Poi, tralasciando la formalità tecnica, come hanno detto bene i revisori, con tutte queste nozioni tecnico-giuridiche, quindi parere favorevole, emendamento, quindi prevista la votazione in base all'articolo 21. Mi concentrerei diciamo in maniera particolare, quindi dal punto di vista proprio di indirizzo politico. È stato quindi evidenziato ed emerso di come purtroppo ci siano difficoltà proprio nell'ambito dell'STS azienda speciale, una situazione che purtroppo persiste da anni dalla STS SRL per arrivare sino ad oggi. E vorrei leggere quindi alcuni passaggi proprio di tutte queste relazioni e da ogni passaggio poi soffermarmi. Allora, in base anche a quanto detto poc'anzi dall'assessore Gori, c'è un passaggio, quindi posso anche gli altri colleghi possono precisamente leggere dove sto proponendo queste notizie. Allora, la proposta di delibera del Consiglio Comunale la numero 25 del 22/03/2018, oggetto azienda speciale STS multiservizi, approvazione piano di risanamento. Quindi parto da pagina 15, quindi c'è tutta una relazione sulle criticità rilevate. Allora, tale situazione sta progressivamente peggiorando, in quanto il risultato preconsuntivo 2017 presenta un disavanzo presunto di oltre 1 milione di euro. Inoltre si deve considerare che detto risultato risulta pesantemente condizionato da alcuni fattori di seguito considerati. Il costo del personale dipendente ha scontato l'adeguamento alla normativa sull'armonizzazione di bilancio, che prevede di imputare nell'esercizio 2017 tutto il costo di competenza, con la conseguenza che, avendo imputato i costi del personale relativi al mese di dicembre 2016 per cassa, nel mese di gennaio 2017 nel bilancio dell'anno risultano così imputate 14 mensilità invece delle 13 previste, con un incremento del costo, del personale 2017 di circa 300.000 euro. Inoltre, nelle previsioni risultava sottostimato l'accontentamento del TFR. Poi prosegue la relazione: ulteriori costi del personale di competenza del 2016, a seguito di una contrattazione decentrata sottoscritta nel 2017, che ha portato all'imputazione di tali costi a posteriori, traslandone quindi il costo da un esercizio ad un altro. Inoltre si deve osservare che alcune voci del bilancio di previsione relative alle entrate si sono rivelate palesemente errate per eccesso: entrate parcheggi, recupero evasione e COSAPA, anni precedenti. Questo è il passaggio più forte. La conseguenza dello squilibrio strutturale ha comportato l'azienda ad accumulare una mole ingente di debiti da pagare ai fornitori, oltre 2 milioni e mezzo di euro. In particolar modo, tali ritardi nei pagamenti indeboliscono le potenzialità dell'azienda, specialmente con riferimento alla gestione delle farmacie comunali, che si trovano nell'impossibilità di poter negoziare condizioni migliori per l'acquisto dei farmaci.
soffermandoci da questo punto di vista sulla gravità di tale situazione, in maniera particolare la situazione delle farmacie comunali, posso dare per certo, purtroppo, che scaffali di delle due farmacie sono vuoti, in quanto non ci sono neanche soldi per l'acquisto dei medicinali. Cittadini e si utenti, quindi frascati, residenti, non residenti, che si sono recati presso le farmacie, i quali sono andati via perché costretti purtroppo ad andare altrove, in quanto non ci sono medicinali. Le due farmacie comportano un'entrata complessiva di circa 2 milioni di euro. In maniera particolare, come sappiamo tutti, subito dopo Pasqua, presso il quartiere di Vermicino, aprirà un'altra farmacia privata che aprirà un servizio H24 7 giorni su 7. Ritengo lodevole l'operato a Vermicino, perché comunque la farmacia comunale è aperta 7 giorni su 7, ma ovviamente questa situazione sicuramente porterà ulteriormente ad una riduzione degli introiti. Proseguendo quindi su questa relazione, andiamo a pagina 20, visto che l'oggetto appunto è l'approvazione piano di risanamento, e anche qui noto delle incongruenze dal punto di vista dell'indirizzo politico. Razionalizzazione delle spese sugli acquisti. Ad oggi vengono evidenziati già i servizi che l'SPS effettua, quindi se vogliamo attuare un risanamento, poi andiamo ad una razionalizzazione e cercare anche di capire, dal punto di vista sempre politico, come poter incidere in maniera propositiva su questi servizi. Manutenzione immobili ed impianti. E su questa voce mi voglio subito soffermare, anche perché auspico che lo abbiate fatto anche voi, cari colleghi, sia di maggioranza, ovviamente anche di opposizione, l'accesso agli atti per visionare le convenzioni sugli impianti sportivi, visto che, come tutti sappiamo, l'azienda speciale si occupa degli impianti sportivi. Nell'ambito delle convenzioni stipulate, sinceramente qualcosa di paradossale, deduco che sia veramente un film dei fratelli Manzina, che è veramente qualcosa di inverosimile. Allora, l'affidataria, in questo caso ovviamente SPS, assume a proprio nome e carico i costi delle udienze per il normale funzionamento della struttura. La spesa sostenuta per le stesse, quindi, sarà portata a scomputo di quanto dovuto per l'utilizzo dell'impianto. Quindi, in poche parole, le società usufruiscono degli impianti sportivi, a loro carico hanno le utenze che poi però scalano, cioè qualcosa di paradossale. Poi, ecco perché insisto fortemente ad andare quanto prima nella commissione preposta, affinché si possa studiare una tipologia che il comune e l'ente abbia un unico interlocutore, anche perché ad oggi trionfa il caso. E andiamo quindi nello specifico a vedere, proprio caro collega Forlini, cosa spetta quindi alle società e che nessuno fa, perché ovviamente nessuno sa di chi ha la competenza. Si impegna a provvedere con proprio personale che ha proprio quelle spese, quindi questa commissione che è rivolta alle società, anche perché, scusate colleghi, dovete sapere che queste convenzioni sono copia ed incolla. Ogni società sportiva ha la medesima convenzione. Si impegna a provvedere con proprio personale che ha proprio quelle spese a mantenere l'impianto, i suoi accessori, le pertinenze e l'attrezzatura nelle migliori condizioni, curando la custodia e la conservazione dei detti beni mobili ed immobili con la massima diligenza. Più specificatamente si impegna alle seguenti attività: apertura e chiusura degli impianti, accensione e spegnimento di fari, cucina, caldaie,
pulizia degli spogliatori e dei locali di servizio, pulizia del campo da gioco e delle aree circostanti, inclusa la pulizia del verde, pulizia delle tribune dopo le manifestazioni aperte al pubblico, custodia dell'impianto sportivo, delle attrezzature, dei materiali esistenti o che saranno collocati, tenuta del registro dei praticanti dell'attività sportiva, assicurare la presenza durante le orari di utilizzazione degli impianti di personale addetto all'emergenza antincendio e pronto soccorso, assicurare i propri iscritti per infortuni all'interno del perimetro dell'impianto, per le manifestazioni con presenza di pubblico assicurare la vigilanza, l'accesso separato della tifoseria di squadre ospiti, la praticabilità delle vie di fuga, la funzionalità e la pulizia dei servizi igienici, assicurare i propri iscritti per infortuni all'interno del perimetro dell'impianto, stipulare polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi dell'adeguato massimale, rinunciare all'uso degli spazi assegnati in caso di morosità superiore a 2 rate, pagamento delle utenze fornendo le ricevute in quietanza alla STS, pagamento dei tributi di competenza ai sensi della normativa nonché del regolamento vigente. Ora,